Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del Tiger Show. Ricchi ospiti questa sera e anche una piccola sorpresa che ho fatto ai miei telespettatori. E inizierei subito con una band che ha un percorso artistico abbastanza importante. Loro sono i Boomerang e sono una delle nostre prime band nate nel 1985 e prima di parlare di loro vorrei già invitarli con me, i Boomerang. Allora, ciao Pietro, Ciao. Alessandro. Allora, prima di fare due chiacchiere, ci mettiamo un attimo di lì, vediamo il vostro video che è argento e poi una piccola sorpresa. Dormivamo come gocce dentro nuvole d'estate, le correnti della notte ci parlavano nei sogni di pianeti e di paesi troppo grandi da esplorare, dove l'occhio non arriva, ci si affida al cuore per guardare. Troppo spesso la paura ti costringe a stare solo, senza il volo, senza il fuoco. Ho sognato forte questa mia realtà.
Bene, allora mi stanno appena dicendo che in occasione di partecipare alla puntata del Tiger Show, questo brano è inedito, è il primo video che noi vediamo in assoluto, ma io volevo fare una sorpresa anche a loro, no? Visto che siamo comunque amici da diversi anni, quindi sia artisticamente che personalmente, ho deciso oggi di far vedere quella sorpresa che tu, Dario, sai. Quindi possiamo lanciare il video. La notte cala sulla città, dorme tutta l'umanità, strana tranquillità di un mondo di nevrotici. Allora, questo qua era il mio brano che io cantavo nell'86, fu un bel successo di allora e camminavamo artisticamente insieme. Quindi, vedi, voi avete presentato il primo video e io ho presentato il mio primo video in esclusiva, questa sarà anche la sigla di coda del programma Tiger Show. Allora, la band. La band è nata nel 1985 per volere di Pietro. Quindi, è una band riconosciuta e ha avuto occasione anche di esibirsi insieme ai Pooh, che sono in pratica l'abbiamo frequentato tutti quanti insieme, sia io che voi, no? Voi sul palco e anch'io ho condiviso il palco insieme ai Pooh negli anni che furono nel 1986, 87, 88, così. Quindi loro nel 2000, 2006 partecipano a un raduno, un concorso delle Official Pooh Tribute Band. Davanti ai Pooh tenutesi a Ponte di Legno e poi nel 2010 ci fu questo grande concerto, ritrovo lì al Lingotto di Torino, dove loro si esibirono insieme a Robbie Facchinetti. Quindi più volte c'è stata questa occasione di esibirsi insieme ai Pooh. E poi una cosa, è vero che noi abbiamo qua in due, solamente due persone, due artisti della band dei Boomerang, che sono Pietro e Alessandro, ma poi ci sono gli altri elementi che sono. Sono Dario Marcandelli, chitarre, Tony Uttilla, basso, voce e Damiano Valotti, tastiere, secondo tastierista e voci. E tu invece? Ma diciamo alias Robby Facchinetti, Ma che quello alias? che Io riesco, l'ho insomma. sentito, non ha niente a che fare con Robby No, è vero, è Facchinetti. verissimo, Lui ha la quindi sua personalità, tastiere e tastiere e voce, voce, fai tastiera la parte principale, di quello che è. e voci. Ecco, quello che mi piace a me di questa band è che a volte le band, soprattutto quelle che fanno le cover degli altri gruppi, loro si distinguono senza proprio scimmiottare il vero gruppo. Fanno un grande show. Io mi ricordo che nell'85-86 i Boomerang, quando li presentavo, loro andavano con questi grandi, con questo camion, con quelle grandi casse enormi, diciamo così, una montagna di materiale per offrire un grande show. Però loro ci hanno portato anche il loro CD, il loro nuovo lavoro. Ce l'hai tu, Sì, Pietro? questo è il nuovo disco CD e abbiamo fatto anche la versione in Vinile? vinile. Ah, scusami. Abbiamo fatto appunto la versione in CD e ci siamo permessi anche la versione in vinile, visto che sta tornando in questi Di modo, anni. visto che tanti artisti lo stanno E è facendo in un questo lavoro che momento. noi abbiamo concepito l'inverno scorso,
Quest'anno lo abbiamo distribuito nel corso del nostro tour estivo, è andato benissimo il brano che dà il titolo all'album, appunto, che abbiamo sentito prima, Argento, e poi altri 20 brani dei Pooh interpretati, come dicevi giustamente tu, dalle nostre abilità, insomma, certo, nel nostro modo, diciamo, di vedere la musica dei Pooh, insomma. Quanti concerti avete fatto voi alla fine in tutta la carriera? Allora, beh, io in 30 anni con le varie formazioni di questa band abbiamo superato ormai 3.000 concerti. E con questa nuova formazione, ormai sì, certo, vecchi pure loro, perché è subentrato Alessandro. Dal 2015 abbiamo ormai sfiorato i 100 concerti, quindi si lavora, ma soprattutto ci si diverte, è una cosa importantissima. Ecco, quello che volevo dire io, Alessandro, è la macchina dei Boomerang. Ecco, c'è questa sul palco, si capisce la voglia di cantare, di divertirsi e di sperimentare musicalmente le cose. Come mai Argento il brano? Il brano Argento, diciamo, è un divertimento che abbiamo voluto inserire in questa ultima fatica discografica nostra. È un inedito, è un sogno, no? Se così si può definire, appunto, perché la musica per noi è sempre stata un sogno. E arrivare a certi traguardi è veramente una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione. Argento, appunto, tra le stelle, il nome è il tuo. Ovviamente noi non siamo delle stelle, cerchiamo di arrivarci, insomma, in qualche modo, però è il porsi sempre degli obiettivi anche nella musica. Il nostro obiettivo non è, come dicevi tu, e ti ringrazio, non è scimmiottare gli originali, ma è ricreare bene o male l'emozione nel limite delle nostre possibilità. Ok, senti, il confronto che vi fanno, l'incontro che avete avuto con i Pooh, con Roby, com'è stato? Beh, loro innanzitutto sono, prima di essere degli artisti, sono dei grandi, anche tu li hai conosciuti, sì, sono dei grandi, delle grandi persone umane. Sì, quello l'ho avuto modo anch'io di vederlo, perché sul palco, sì, vanno al di là, l'artista è sul palco e poi personalmente i Pooh, diciamo così, Roby, Red, Doddy e Stefano D'Orazio, come ho avuto modo di conoscere, sono persone molto alla mano, esatto, diciamo sì, così. Sì, persone molto squisite, e non vorrei aggiungere altro perché comunque sono stati dei grandi, ci hanno lasciato un grandissimo patrimonio musicale, artistico. E poi io vorrei dire una cosa, ecco, noi senza saperlo comunque, con me loro abbiamo fatto un evento molti anni prima, ed era intitolato 50 anni di storia italiana attraverso le canzoni dei Pooh. E non avremmo mai sospettato che quello fosse uno spettacolo, che poteva poi prevedere, dopo 2-3 anni, che i Pooh festeggiassero i 50 anni e lasciassero un po' il palcoscenico. Anche se attualmente poi ognuno di loro ha preso la sua strada. Cosa ne pensi di questa cosa? Beh, non saprei cosa dire. Anche, comunque è vero. Abbiamo lavorato a questi progetti insieme, è stata un'esperienza fantastica e anche queste cose, diciamo, sotto un certo aspetto irripetibili. Quindi niente, diciamo che i Pooh e i Boomerang, diciamo così, per chi segue i loro concerti, perché fanno sempre comunque il pienone, hanno molti fans club che li seguono, sono molto professionali e quindi diciamo che hanno una bella eredità alle spalle, ma è un bel proseguo per quello che hanno lasciato i Pooh e per quello che stanno proseguendo i Boomerang. L'ultima cosa, perché Boomerang? Boomerang era nata da un'idea di mia e dall'altro fondatore, Federico, che oggi si occupa di altre cose altrettanto importanti, e perché ci siamo conosciuti nell'85 durante il servizio militare e, essendo tutti e due amanti della musica dei Pooh, insieme cantavamo un brano che i Pooh hanno dedicato al servizio militare, che è appunto Classe 58. E Classe 58 era contenuta nell'album Boomerang, quindi è stato abbastanza scontato dare il nome alla band. E tu calcola che noi abbiamo dato il nome alla band prendendo spunto da questo album, e oggi tutte le cover band prendono spunti da alcuni album. Noi ci eravamo già arrivati molto prima, ma noi però siamo stati molto precursori. Loro hanno anche un calendario comunque sponsorizzato. Signore, me lo fai vedere?
Ecco, questa è una cosa bellissima che loro fanno, lo sponsor Signorelli, quelli che vi sostiene, no? Giusto? Sì, è un amico e non è facile oggi per una cover band avere uno sponsor che stampa calendari, Dari, stampa manifesti, manifesti, poster, insomma tutto tutto. quello che si può. Quindi dobbiamo veramente fare un grosso ringraziamento Aspetta, faccio a vedere. Signorelli. Che è la tipografia di Costa di Mezzate in provincia di Bergamo, che da anni ci sostiene. Un grandissimo ringraziamento Sì, che ho a loro. avuto modo di conoscere anch'io, una persona molto squisita che sostiene dei gruppi. Questo è il calendario. Allora, Vito mi ha detto: io non ci posso credere che oggi ci siano i Boomerang al Tiger Show, perché lui è un vostro fans. Quindi autografo e lasciamo questo calendario a Vito. Bene, io ringrazio i Boomerang per essere venuti qui da me. Allora, grazie Pietro, grazie a te e spero di avere un'altra puntata. Va bene? Grazie, ciao, Grazie, grazie a voi. ciao Mi raccomando, gli autografi e poi il ciao, ciao, regalo a Vito. grazie, Bene, grazie mille. grazie, ciao. Allora, passiamo a tutta un'altra storia, passiamo alla moda. Moda, io ho avuto modo di vederli e di fare venire qui con me una delle responsabili dell'ABF, Elena. Allora, Elena, ci si dà un attimo qui, grazie a te. Allora, intanto che... Allora. Vieni, 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 vieni. Allora. L'ABF è un'azienda bergamasca che è sul mercato da 45 anni. Ho visto una cosa Esatto, incredibile anche di studenti. E quasi 2.700 studenti. voi fate anche formazione comunque. Esatto, sì, formazione anche post-diploma. Ok. Formazione professionale dopo la terza media e anche formazione per gli adulti. E loro diciamo che sono in contatto con circa 1.800 aziende dove richiedono questi ragazzi per i vari stage. Non si occupano solamente di moda, ma si occupano anche di pasticceria, C'è meccanica. pasticceria, sala bar, panificazione, moda ovviamente, estetica e parrucchiere. Abbiamo diversi corsi all'interno dell'istituto. Quindi adesso vediamo almeno per quanto riguarda la moda, due stiliste che frequentano la vostra scuola. Una è Daphne e l'altra è Una è Valentina. Daphne Gomez e l'altra è Valentina Bottoni. Quindi chi entra prima? Valentina, Facciamo entrare magari Valentina. allora. Allora, sì, puoi spiegare un po' cosa. Allora, questi due outfit sono stati creati per la sfilata che abbiamo fatto come ABF in collaborazione con l'Istituto di Moda Luisa Civales al Salone del Mobile. E praticamente, sempre con il tema del design, l'idea era di creare delle gonne che non sono gonne, diventano durante la Anche sfilata, giacche. esatto, diventano altro. Questo nel caso è una pelliccia sintetica che da gonna passa e diventa Ecco, proprio un l'importante è questo, capospalla. che si ricicla prodotti sintetici. Questa Esatto, è una cosa importante. importante sottolineare che sono comunque studenti del secondo anno. Valentina, allora? Mi Sì. sono ricordato. Giusto, Poi giusto. no, Valentina è lei. E Valentina, lei, adesso adesso abbiamo entra Daphne. Daphne. Anche qui ovviamente la gonna subisce una trasformazione. Dobbiamo nominare anche le nostre No, bravissime no, no, modelle, certo, quello dopo. Barbara e Martina. Adesso Quindi questa gonna cosa diventa? vedrai, Ah, sorpresona. surprise. Niente, uno zainetto. Esatto, diventa una sacca monospalla con le sue taschine e in più c'è praticamente un effetto sorpresa che è al buio i ricami che si vedono in... Sì, quella foto di Dani che dovevo mandare in onda, Sì, quella con la gonna in trasparenza, esatto, diciamo al così. buio praticamente si illumina e diventa... tutti questi ricami diventano Eccola, quindi la fluorescenti. vediamo. Daphne, ti sposta un attimino così la vedo anch'io. Ecco, quella lì è una gonna che voi avete fatto e poi si illumina. Sarebbe questa Esatto, è gonna, la gonna diventa sacca che al fosforescente. buio diventa fosforescente. Bene, parliamo un attimo con le Sì? due stiliste Io qui. posso. Sì, ok. Allora, Daphne è quella che mi ricordo di più.
Allora, senti, com'è stato per te creare queste? È stato molto impegnativo all'inizio, perché ovviamente avere un'idea del genere, però ho sempre... Ecco, stai qua un po' più in centro, così almeno ti vediamo anche in faccia, per la responsabile di questo vestito. Anche se poi dopo è stato molto divertente anche solo fare i dettagli, perché li ho fatti tutti a mano, e trovare l'idea, cioè alla fine qualcosa di utilizzabile anche tutti i giorni, cioè qualcosa che possiamo lo stesso utilizzare, cioè dalla gonna a una borsa. Bene, mentre invece Valentina? Anche per me. Vieni qua, proprio qua in centro, così almeno. Ok. Anche per me è stato molto difficile, soprattutto perché non era una gonna normale come le altre, ma diciamo che ce l'ho fatta. Ho avuto in mente di creare una gonna a ruota. A ruota, che poi, esatto, si può utilizzare come giacca. Esatto, perché ho applicato delle maniche, quindi togliendola, quindi aprendo la zip e i bottoni, si può mettere come giacca. Okay. Loro sono stilisti del secondo anno, giusto? Sì. Sia tu che tu? Ok, io vi ho visto, le ho visto ispirare lì alla Lente Fiera di Bergamo, dove c'era una grande vetrina, dove io ho fatto la direzione artistica di questo ente. A febbraio lo farò quest'anno, e credo che parteciperanno anche loro. Vieni qui da Elena. Allora, per chi, anche loro dovranno partecipare a questo, si terrà il 14, 15, 17, 18 febbraio. Quindi, la scuola dove si trova innanzitutto? In via Gleno. No, se ti metti qua. La scuola si trova in via Montegleno per quanto riguarda la BF, mentre invece la scuola di Luisa Civales si trova in via Tasca Trevi. Consiglio caldamente di venire a trovarci per vedere i nostri corsi. Ecco, perché noi parliamo molto della Luisa Civales, che si trova a Bergamo, e spero veramente di averla qui una volta come persone per parlarci della sua scuola. La cosa bella è proprio la sinergia che si è creata con queste due scuole, dove i nostri alunni di ABF, una volta finito il percorso di studi, che può essere di 3 o 4 anni, possono passare a fare un post diploma, quindi a specializzarsi nella scuola di Luisa Civales, che come tu ben sai è convenzionata a Burgo, che è una delle maggiori scuole di moda di Milano, con dei vantaggi ovviamente. Ed è proprio bella questa sinergia che si è creata, queste collaborazioni tra stilisti giovani e anche stilisti un pochino più grandini. Bene, questa è una bella cosa che voi fate. C'è un link dove vi si può vedere o cliccare per cercarvi? I siti www.luisascivales.com e abf.it. Se non te lo ricordi tu, cioè, scusa, va bene, dai, alla sprovvista. Tiger Show è così. Vengo alla sprovvista un po' tutti. Allora, tu come ti chiami? Barbara, e invece tu? Martina. Allora, senti Barbara, come ti sei trovata con loro? Molto bene. Molto bene, ma il vestito lo lascia o? No, magari. No, quello lo devi ridare, sì, ok. No, se non parli qui, allora, anche le modelle? Anche le modelle sono... Vieni qua in centro. Anche le modelle sono due studenti di ABF, Barbara è del settore estetica, mentre invece Martina è sempre del settore moda, ma della classe prima. Bene, allora ringrazio la BF Elena, e avremo modo di vedervi un'altra puntata a dopo. Va bene? Grazie a voi. Grazie. Bene, adesso invece abbiamo un cantante che io seguo un po' da diversi anni, e lui è Davide Cantù. Allora, ciao Davide. Io farei sentire prima il tuo brano e poi parliamo di te. Cosa ci canti? Delicatamente. Bene, Davide Cantuin, Delicatamente. Yeah. Ogni giorno passato, ogni attimo speso, è un'energia che butto via. Ogni istante di rabbia è un fuoco di paglia, del tutto inutile e così sterile. Ma cos'è? L'abbiamo dentro noi, un cuore malato che comanda quelle preoccupare, crea il giusto feeling,
pacatamente e metti un punto al capo. Così hai visto la terra sparire sotto le tue scarpe come un vuoto cosmico in un vortice di atrocità. Ti sembra naufragare, ma nel tuo mare è così. No, non vinci mai, prova ad amare, ma per sempre. Giusto fili delicatamente e metti un punto a capo. Oh, yeah. Quelle false illusioni che vivono dentro te sono favole e fantasie che soffocano. Cerca di star calmo, crea il giusto feeling, delicatamente, e vai fino alle stelle. E vai fino alle stelle. Bravo Davide, sei vieni qua anche tu. Allora, intanto, Davide è dall'età di 13 anni che sì. Si approccia al mondo del canto, segue lezioni privatamente, poi invece all'età di 14 anni comincia a fare un corso, frequenta gli studi di teoria di solfeggio e pianoforte classico presso l'Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo, mentre invece nel 2007 Davide partecipa al corso di recitazione organizzato dalla Milda Spettacolo di Milano e partecipa al Canta Festival. Quindi ha vinto tantissimi premi Davide è un giurato di tante manifestazioni, particolarmente karaoke. Senti, tu come giudice come ti senti? Ma guarda... Perché lo copro anch'io come no, giudice... vai. No, come sì. Come giudice diciamo che... io sono buono. Sono buono perché... è una cosa simpatica per me, cioè mettermi al servizio di qualcuno, dei consigli, perché in realtà è proprio così, non è che bisogna giudicare, lo so che la moda un po' ultimamente lo vediamo nelle televisioni, nei vari talent show, giudicano, però quello è spettacolo che fa audience proprio per quel motivo, no? Io invece sono un po' contrario a queste cose, preferisco dare dei consigli più che giudicare. È un po' come faccio io, nel senso prima di tutto perché secondo me io non posso nemmeno permettermi di dare dei giudizi, ma chi se lo può permettere? Mm-hmm. Voglio dire, se lo può permettere una persona che... Semmai io dico questo, che è vero che si può giudicare un cantante, un artista, e se è un po' acerbo oppure non ha le astuzie, diciamo così, nel canto e come muoversi, è giusto poter dare dei consigli a un cantante. A volte mi capita che magari un cantante ha sbagliato totalmente genere e quindi gli si cerca di far capire che quel non è il suo genere, ma il suo genere è un altro. Bene. Poi so che tu hai anche un'etichetta discografica per cui... A cui ti appoggi. Quanto è stato fondamentale per te avere questo? Beh, è stato diciamo un punto d'inizio è stato, perché inizialmente non avevo nessun appoggio,
per cui quello che facevo rimaneva per a casa mia, diciamo. Ora in questo momento, quello che fanno un po' tutti, in questo momento sto cominciando ad avere delle opportunità anche abbastanza importanti, ottimali, per cui vediamo un po' come, certo, come possiamo. Senti Davide, proseguire. Ti ho sentito cantare e visto che nella tua biografia tu dici: a me piace la voce nera, come piace a me, no? Quindi la Houston e poi altri. Sì. Come mai ti affascina questo genere? Non è tanto il genere. È la voce? È il timbro, sì. Perché, il timbro vocale? Perché l'etnia di quelle persone è molto... naturalmente quelle persone sono dotate di questo tipo di... Diciamo perché loro nascono, hanno una natura, hanno quella che timbrica. Che noi purtroppo non abbiamo, a me sarebbe piaciuto averla, ma purtroppo uno dei pochissimi Fausto Leali che riesce un momentino, sì, però non è proprio possiamo avere la nostra Giorgia che anche ha una tecnica che si avvicina molto a questo, è anche una bellissima estensione la Giorgia. Io l'ho vista in concerto, una cosa, è piccolina come altezza, magrettina, ma ti chiedi da dove hai scelto quella voce lì. Ti chiedi da dove esce. E lei potrebbe essere l'emblema in qualche modo della tecnica italiana. Benché io però non sia un grandissimo amante della tecnica, voglio dire. Ma io sono più per la... Personaggio, personalità. Improvvisare personalità. E dico puro istinto, sì. A volte anche non rispettare lo spartito musicale e lasciarsi andare. Io non lo rispetto mai, quindi... Ma neanche io quando lo faccio, perciò niente. Senti, Davide, tu hai un tuo lavoro, un tuo CD? Ho il mio CD che nel mese scorso è uscito, disponibile su tutti gli store digitali, e che dà appunto il titolo alla canzone che abbiamo appena ascoltato, Delicatamente. E è in progetto anche un secondo singolo con, si spera, un esordio di un album. Si spera. Dove ti possiamo, i nostri telespettatori, se vogliono dire Davide Cantù, dove lo troviamo sui link? Allora, sui vari link, su tutti gli store digitali sono disponibile. Però ho anche un canale YouTube, proprio come Davide Cantù, mi trovate anche lì, iscrivetevi numerosi che mi farebbe piacere. Quindi non cercare Davide Cantù. Davide Cantù, esatto. Bene, esatto. Allora con Davide Cantù finiamo la prima puntata. Invito i miei ospiti in studio che sono stati Boomerang. E poi i nostri stili stanno arrivando perché vanno di fretta. Eccoli qua. Allora, Alessandro, Pietro, Elena. Allora, sono un po' più in centro. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo mio programma Tiger Show. Alla prossima, io colgo l'invito di avervi ancora. Silvia, vieni pure avanti. Un po' più dentro, più centrale, ok? Colgo l'occasione di invitarvi di nuovo in un'altra puntata, come colgo l'occasione di invitare anche te per la prossima puntata, perché il tempo per scoprire questi artisti è sempre breve, ci vorrebbe proprio una puntata. Poi con i Boomerang ci vorrebbero 10 puntate con i Boomerang. Capito? Quindi è stato un piacere. Allora, via la sigla e grazie a tutti quanti voi di aver partecipato al Tiger Show. Tranquillità di un mondo di nevrotici.